procediamo in maniera spedita, che abbiamo invece sul palco sì, il dottor Antonio D'Amore, direttore generale dell'ASL Napoli 2 Nord. Abbiamo parlato. Buonasera. Abbiamo parlato della sanità campana ed ecco che uno dei più grandi rappresentanti qui stasera della sanità campana è proprio lei. Quindi a lei l'onere e il dovere di rispondere alla domanda come effettivamente è possibile per un'associazione come l'AIMA, e l'AIMA nello specifico, è possibile dialogare con l'ASL. Quindi su richiesta le chiedo, sarebbe anche possibile integrare i servizi che l'AIMA già effettivamente fornisce al territorio flegreo con quelli della ASL Napoli 2 Nord? Certamente non uno dei più grandi, ma uno di quelli che amministra forse un territorio grande. Buonasera a tutti, innanzitutto, e grazie all'AIMA, grazie ai familiari dei pazienti, grazie alle associazioni. Senza di loro molto spesso noi veramente non riusciamo a dare tutte le risposte che una malattia complessa come quella dell'Alzheimer merita. Alla sua domanda rispondo senz'altro con un sì. Si parlava di rete, si parlava di integrazione. Questa rete penso che stasera si stia formando, i comuni firmano partenariati, l'ASL ha ricevuto la dottoressa Musella più volte, ci siamo parlati, ci siamo capiti e senz'altro noi dovremo fare di più. Questo sì, questo è un impegno, si sta facendo molto per la sanità in Campania, per questo territorio specialmente. Oggi è il momento di pensare anche a problematiche che vengono vissute a livello domiciliare, nelle mura domestiche, sono problematiche e malattie che coinvolgono tutta la famiglia e quindi vicino a queste persone noi dobbiamo stare sempre più vicino. Quindi questa è una mia promessa e senz'altro cercheremo di mantenerla con la collaborazione della dottoressa. Grazie mille al dottor D'Amore. È un messaggio invece del direttore generale dell'ASL Napoli 1 Centro, il dottor Ciro Verdoliva, che non è potuto essere presente questa sera ma mi ha pregato di portare un suo messaggio. Chi di voi mi conosce sa bene quanto mi costi non poter essere presente questa sera. Avrei voluto essere lì con voi per il piacere di una splendida occasione d'arte, ma soprattutto per lanciare un messaggio forte di impegno che da sempre, oggi più che mai, contraddistingue l'ASL Napoli 1 Centro sul tema della malattia di Alzheimer. Il ruolo che ho, che ricopro, che ho l'onore e l'onere di sostenere, mi impone di non dimenticare mai la centralità che i servizi territoriali hanno nel supportare i pazienti e i loro cari, anche e soprattutto quando si riferisce a malattie così drammaticamente impattanti sulla vita di intere famiglie. Colgo l'occasione per ringraziare la grande squadra dell'ASL Napoli 1 Centro che con dedizione, professionalità e amore si dedica ogni giorno a rendere meno difficile la vita di chi purtroppo è colpito da malattia d'Alzheimer. E naturalmente voglio ringraziare tutti voi che avete avuto la pazienza e la voglia di ascoltare queste poche ma sentite parole con le quali ho potuto testimoniare, nonostante la distanza, la presenza, la nostra attenzione su questo tema. In ultimo, un ringraziamento lo rivolgo e lo voglio riservare alla dottoressa Caterina Musella, presidente AIMA Campania, per l'impegno e l'amore che quotidianamente dedica a chi lotta contro questa malattia. Grazie.